signori, buongiorno dalla Florida. Oh, yeah. Con questo caldo ci saranno forse 7 gradi. No, guarda, 15. No, tipo di slampari, fa freddo. Vabbè, comunque fa un freddo, cane. Però ci siamo saltati un giorno e mezzo perché ha piovuto tantissimo. Quindi oggi, quarto giorno per voi. Fondamentalmente sta cambiando perché sono stati in giorno dentro l'hotel. Siamo a Epcot. Molto oggi bene. C'è una marea di gente, ma una marea. E ci abbiamo già prenotata l'attrazione The Guardian of the Galaxy. Ormai. A me adesso sono appena fatto fare. La sicurezza perché suonava, lo so che cazzo è. Io per solo mettere a portare un ferro, niente che. Per l'Aigos costo sua, me lo rotti coglione a me. Comunque, vi faccio vedere questa. Vabbè, hanno tolto solo le munizioni, no? Esatto, sì, ma hanno lasciato la scarica. Questa è Epcot, questa, bah, potremmo andarsene. Devo fare una scureggia incredibile. Ed eccoci dentro! Ragazzi, oggi il parco qui è strapieno. Questa è solo l'entrata, voi non avete idea di laggiù cosa ci può stare. Siamo pronti ad andare anche a fare la prima attrazione. Guardiani della Galassia, che è quella più gettonata, è quella più incredibile. Abbiamo dovuto prenotare alle 7 del mattino, Veronica. Come funziona? Tu puoi farti l'attrazione prendendo solamente ed esclusivamente, non c'è la fila qua, solamente tramite app puoi fare la prenotazione. E ci hanno messo nel primo gruppo perché è alle 7 del mattino. E poi abbiamo comprato il pass perché puoi farla massimo 2 volte al giorno a persona, non puoi farla di più, ragazzi. Quindi dovrebbe essere una super attrazione. Io non lo so, sono in ansia. Ovviamente prima di andare non potevamo provare la donuts. E qui sono belle grosse, raga, Una bella donuts americana. Abbiamo preso anche questo qui. Vediamo. Ma che è sta bomba? Dovrebbe essere quella alle mele e cannella. Ah sì, Simone, mele e cannella. Ok. Mele e cannella, fai vedere la donuts gigante. Una piccola donuts. Giusto per. Senti, assaggiamo prima questa? Poi assaggiamo questa. Vai. Però questa ci rovina, cioè questa è totale. Assaggiamo questa. Assaggiamo prima la donuts. Io te lo dico, non dovrebbe essere niente di che, Cuzio, quanto è grossa. Guarda, sa di olio. Oh, ho zucchero sopra, tanto, Questa è da intenditori. Questa è particolare. È dolcissima. È una prova americana. Proprio americana, botto di cannella, proprio americana totale. Ed eccola qua, ragazzi, siamo arrivati. Adesso si entra e vediamo com'è l'attrazione. Sandarians explore the universe. Siamo all'interno. Come cazzo è fatta? One day we look forward to hosting you when you visit the Andromeda Galaxy. Si avanza. Che figata. So long as you are standing inside the lighted ring, you do not want to know what happened last time someone did not stand where I told them to, okay? Stai bene a stanza, no? Sicuro? Stand by for teleportation. Here we go. Messa aperta. Ma erano schermi prima. E come cazzo? È salita. Me ne sono proprio accorto. Porca. Mo che fa, morimo? Your time is over. Questa è la stazione di carico, signori. Mamma mia. Okay, they're headed for the jump point. Ok,
Scesi da sta attrazione, io penso che è la mia preferita, cioè raga, non avete idea, cioè io mi sono emozionato, adesso sta piagna ancora, però raga, porco due, un'attrazione che costava 500 milioni di dollari, quindi ne è spicci, ma non me l'aspettavo, è troppo, troppo bella, amore, amore, ancora piangi, fatti vedere come piangi. No, comunque giuro, cioè, questa sta piagna. Non ho capito perché io ti dico che dobbiamo rivenirci. No, questa per fuoco. Questa, questa me la farei 200.000 volte. Raga, questa è troppo, troppo bella. Cioè, questa è schizzata proprio classifica prima, ma in assoluto proprio. Allora, adesso ragazzi siamo entrati ancora più nel vivo di Epcot, ma è una cosa immensa sto parco. Cioè non sai, poi da quello che mi ha detto Ciccio c'è la parte Cina, tutta roba food strana, cioè nel senso c'è di tutto e di più. Tutto cibo, cioè, tutto. Vi faccio vedere un attimino. Noi veniamo da là dietro. No, ma fidi, non rende qui Cina. No, no, ma infatti lì, lì c'è la parte tutta Cina, infatti si vede. Mamma mia ragazzi, che è immenso. Raga, io non so se si capisce, ma non penso. Lì c'è zona Parigi, Francia, tutta roba così. Lì c'è la Hollywood Tower. Lì dietro. Lì Cina. È enorme. È una cosa fotonica. Lì c'è Venezia. Ma che cazzo? Quella là è la Hollywood Tower di un altro parco. Ma quanto è grande qua, raga. Qua, ragazzi, siamo nella parte del Messico. Cioè, questo è solamente lo shopping. Una parte dello shopping. Cioè, ma è troppo bello. Cioè, sembra veramente che stai dentro al Messico, raga, porco due. Sembra anche la parte scherito. Guarda qua che bello. Cioè, raga, questo qua è il ristorante. Ma non ha senso, cioè, non ha fottutamente senso sto ristorante. Io lo voglio a casa. Qui ragazzi stiamo andando verso la stazione di Frozen, nel mentre c'è la parte di Vikings bellissima. Loki, Freya, di là c'è Odino. Adesso andiamo a fare Frozen. Questa è molto bella e la metteranno anche a Parigi. Ah. Nell'area quella nuova. On our saved her sister with an unselfish act of. We're figata. Addio. Dio santissimo. Eccomi. Ciao ragazzi, siamo appena usciti da Frozen, vi posso dire molto molto bella, ben fatta, ed è uscito un sole della Madonna finalmente. Ah, mo sì, mo c'è star sole, guarda che bella adesso. Oh, mo sì, stiamo andando nella parte della Cina. Voglio i ravioli, voglio un voltellini, voglio tutto. Ok ragazzi, abbiamo fatto un piccolo stop, assaggiamo un bao al porco e dei saccottini. Ah, non mi ricordo che cosa. $29, $20. C'è un botto di soldi, abbiamo speso. Ecco qua la biletta. Proviamo, proviamo, dai. Guarda, arriva dopo. Bello pepato. Ti devo dire. Non so, male. E ti dico invece è buono. Ti lascia un buon sapore. Ben fresca. Ti lascia un buon sapore. Thank you.
Allora, a me piace. È bello dolcino. Adesso sono piatto. No? Ma è buono. Mm. E io ci sento della cannella, fai come ti pare. Oh, questa è la parte China. Come avete visto, ragazzi, stiamo già assaggiando qualcosina. Bellissimo. Questa è la parte da Alessia lì, molto bella però, mazza che bella qua sta parte, regà. Sarà che c'ho un debole per Cina e Giappone, mamma mia che spettacolo. Siamo passati adesso dalla parte africana, poi da quello ho capito sono tutti quanti i paesi, poi arriverà la Germania, c'è la parte dell'Italia. Praticamente c'è tutta la parte del mondo, ogni piccola parte del mondo sta qui, puoi assaggiare il cibo, bere, un sacco di belle cose. Vedete, c'è lui che sta facendo addirittura le bastone con legno, bellissimo. Siamo arrivati nella parte dell'Italia, dove c'è la piccola Venezia. Guarda che figa. Io raga penso che una cosa del genere dentro casa, nel mio giardino, con un cazzo di treno così, ma quanto è bello. Cioè io sono fottutamente innamorato di queste cose. Io non posso vedere i treni che passano così. Io sono fottutamente innamorato, raga. Di che cosa stiamo parlando? Raga, io sono fottutamente malato di modellismo. Io sono pazzo per queste cose. I treni così. Mamma mia, raga, ti giuro. Sembra una cavolata, ma sto vedendo la cosa più bella in assoluta che io possa vedere. Cioè sono proprio innamorato di queste cose. Ma che spettacolo. No, vabbè, raga, dai. Se avrò casa col giardino farò una cosa del genere. Cioè io voglio una cosa del genere in giardino, raga. Cioè, ma sta scherzando? No, vabbè. Qui c'è food italiano. Questa è una parte di Venezia. E adesso andiamo a assaggiare qualcosina di italiano. Vediamo un po' cosa ci danno. Ok, ci siamo abbuffati di mozzarella in carrozza. Perché questa parte qua italiana, ovviamente, cioè, ci hanno riconosciuto. Ci hanno dato roba su roba, iper gentilissimi e anche molto molto buoni. Si mangia molto bene qua, bravi bravi bravi, l'arte di mangiare, molto bravi. E adesso noi continuiamo a camminare, io ho bisogno di un bagno. E vabbè, tempo di marcia giapponese, siamo mangiati 350 kg di roba. È quello che t'ho detto. Mamma mia. E signore, siamo nella parte del Giappone. Bellissimo. Io penso se vado in Giappone divento deficiente. Mamma mia, la cultura giapponese, penso che la... Ma che spettacolo. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Io penso che se vado in Giappone divento stupido. Oltre quello che già so. Ma quanto è bella sta parte qua. Guarda qui che roba, come le mura. Guarda che roba. Guarda che bello. Ti prendere il sake. Vai. E mi hanno dato questo con il mio nome scritto sopra. Ah, qua Alessia? Sì. Ah, che carino. Guarda che roba. Sì. Ah, mi chiamare Ava. Thank you so much. Cioè qua vendono kimoni come se ci fosse un domani. Quello per far conto. Raga, dai, Yakuza che spara un papà. Carinissimo. Ragazzi, mo mi compro un kimono con la katana, mi fa. Il kimono con la katana mi compro. Bellissimo, bellissimo. Ma io veramente, ragazzi, se mai un giorno riuscissi ad andare in Giappone, io penso che mi sento male. Io raga la adoro proprio troppo. Guarda le katane, ma che sti. Ma che spettacolo! I bonsai, grandissimi! Guarda che figata! Mamma mia, che belle! Che belle, ragazzi! Che spettacolo! Oh, che bella questa! Allora, ragazzi, niente, mi ero convinto a comprare delle katane. Io sono... mi piacciono troppissimo. Sono rimasto di merda, raga, perché $200 queste katane me la stavo comprando solamente che non ti fanno girare nel parco, ovviamente, con le katane. E fanno solamente spedizioni, ma non spediscono in Italia. Quindi, raga, volevo prendere queste qua, questo set, $200. E niente. Ci sono rimasto male pure io. Ci sono rimasto troppo male, calcola. Ma me le stavo a comprare. Me le stavo a comprare, calcola. Ti ricordo, le catene più grosse sono le mie. Me le stavo a comprare, raga. Ragazzi, noi stiamo continuando intanto a camminare, andare avanti. Abbiamo passato la parte di Londra, eccetera, eccetera. Adesso stiamo andando verso non so quale parte. Boh, comunque abbiamo Peter Pan, Capitano Uncino. Si è aperta sta giornata fantastica. Abbiamo visto dei quadri, delle cose, ragazzi. Fuori di testa, ma costano un boato di soldi. Pensa una casa qui, vista così. Mirko andrebbe fallito all'istante. A me andrebbe bene. Mentre abbiamo fatto una piccola pausa per un video di Ciccio che stavamo assaggiando cosette. Raga, ma che c'è di meglio che fare il barbecue con sta vista? Cioè io penso che potrei... Fatemi vivere qua a me. Fatemi fare il grill qui. Hello? Fatemi fare il grill qui e io muoio felice. Ah, America, barbecue. Ah, dobbiamo andare in Texas. In Texas. Andiamo a rifare un'altra volta. La guardiani della galassia, perché come vi ho detto già a inizio video, si può fare due volte al giorno a persona, non di più, no, non te la fanno una fare. Una volta al giorno
la seconda la a pagamento, certo. La fai una volta con la fila, ma fatta online, quindi non puoi fare la fila qui fisica. Seconda volta puoi farla solamente se paghi e poi basta, non, anche se dici voglio ripagare, non la puoi fare. Quindi andiamo all'ora di farla, noi ci vediamo dopo. Siamo rifatti nuovamente l'attrazione, che è assurda, raga. Guardiana della Galassia, questa è bellissima. Sto giro eravamo primi, c'è stato il drop iniziale che è stato differente, però raga, ogni volta che la fai è assurda. Allora adesso l'ho capito, noi ci trasferiamo in un altro parco. Quindi ragazzi, oggi la giornata di Epcot è finita, noi andiamo all'altra parte, facciamo qualche altra ripresa per altri video, ci vediamo con un prossimo appuntamento. Per oggi è tutto, abbiamo camminato, ci siamo divertiti, abbiamo speso soldi, ma ne è valsa la pena. Un bacione, un saluto al capaperino Presidente. Bella raga. Arrivederci a tutti, al prossimo video. Sì, ma adesso siediti, ascolta, ti racconterò con la calma ogni pianto ed ogni batosta. Tutto quello che ho sulla pelle sembra tatu, ma è solo buio. Parterò il viso, non può curare, vedo del bene, dentro sto male. Prima le crisi, con frigo vuoto, ora sto pieno, anche se vuoto. Sentire mamma che piangeva a letto.